Hello, I'm Simon, I'm 26. Questo sono io 8 anni fa. Avevo 26 anni e provavo a parlare in inglese per un concorso di Samsung che riguardava lo sport. Io stavo facendo scienze motorie e quindi ero sicuro di vincere il primo premio, che mi avrebbe mandato alle Olimpiadi di Londra 2012. E passai anche il primo turno. Se non ci credete, penso ci sia ancora caricato online il video. Forse no. Non ricordo cosa bisognasse dire in quel video, so solo che non andai mai a Londra. E da un lato meglio così, visto che le date sarebbero coincise con quelle del mio mega viaggio in California. Ebbene sì. Dall'altro, quel video poteva essere qualcosa che invece decisi di abbandonare. Vivo come voglio, sì sono un millennial, ma non so che vuol dire essere un millennial. Va bene, ti aggiorno, sì sono un millennial, e la vita non so che cosa mi insegnerà. Avrei potuto iniziare a fare YouTube quando ancora nessuno faceva video su YouTube. Ai tempi di quel mio video in inglese non sapevo cosa volesse dire fare video in modo seriale ogni settimana e con tutti gli sbattimenti che ci sono dietro, dalla copertina al caricamento eccetera, ma in realtà non è per quello che non iniziai. Non iniziai perché era un periodo della mia vita in cui temevo ancora tanto il giudizio degli altri. E non è che le cose adesso mi scivolino semplicemente addosso, ma penso di aver imparato a dare il giusto peso alle critiche e soprattutto a pensare a chi sta dicendo una certa cosa. Della serie amico che fuma e beve che dice «Ma perché prendi le proteine in polvere che fanno malissimo?» Ok. Comunque nel lontano 2012 non era così scontato metterci la faccia. Online intendo. Chi si ricorda il 2012? C'erano ovviamente già Facebook, Instagram e anche YouTube. Ma le persone non erano ancora tutte e per forza brand di se stessi come oggi. Per capirci, su YouTube Italia chi c'era ai tempi? C'era ad esempio Wilbush, ma era così. Comunque, come molti, iniziai a usare YouTube di più, e poi di più e ancora di più, anche per vedere come farmi un nodo alla cravatta, visto che l'ho messa tipo due volte in 30 anni. E intanto, visto che da anni abbiamo tutti sempre una videocamera in tasca, pensai, perché non provarci? Ma sì, iniziamo a girare qualcosa. Insomma, mi sembrava la classica cosa per cui non servisse il benché minimo talento. Ingenuo Simo, negli anni sbagliai tutto lo sbagliabile. I livelli dell'audio, la color correction. Qui ho dei colori un pochino strani. Pensavo addirittura che si potessero usare le canzoni che si voleva come sottofondo. Ah, molte delle cose che sbagliavo piano piano provavo a capirle, eh? E questo mi portò a fare negli anni qui su questo canale una serie di test ed esperimenti. Vi lascio qui sopra e in descrizione ad esempio il video dove provo a capire dopo quanti secondi viene riconosciuta una canzone con copyright. Oppure vi lascio anche il video in cui ho provato a caricare 3 video al giorno per un intero mese per capire cosa succede al famoso algoritmo di YouTube. Ma testa a parte, fra tutti gli sbagli e gli sbattimenti, fra tutti i test per capire quale potesse essere un format vincente, su come funzionano i tag dei video eccetera, ho solo ricordi positivi di questa piattaforma. Quindi ho imparato a lasciar perdere i numeroni e ad essere soddisfatto di quello che faccio, seguendo la massima, un po' banale, che il viaggio è più importante della meta. E se in questo viaggio si conoscono persone interessanti, se nascono amicizie e anche collaborazioni lavorative, allora vuol dire che fare video su YouTube ha senso, ed è una cosa che sinceramente consiglio a tutti. Ah, ieri sono finito anche a Italia 1 alle Iene, in una carrellata di youtuber che hanno parlato del loro servizio sul guru di Indiagram. Comunque, ecco perché dopo il mese dedicato al fitness, che è la mia vita e la mia professione, ho deciso di fare il mese dello youtuber. Perché anche lui è stato un compagno costante degli ultimi anni, in cui l'ho studiato, a volte l'ho odiato, ma alla fine ci vogliamo bene, no? Dove sei, YouTube? Nei prossimi 3 episodi di questa serie parleremo quindi di cosa c'è dietro un canale YouTube,
ci saranno molti ospiti tra i miei amici youtuber che più youtuber non si può, impareremo molte cose utili sfruttando i miei errori e quindi benvenuti nel mese dello youtuber. Ah, un'ultima cosa, se siete qui a guardare questo video dovreste sapere benissimo che per aiutare un creator basta un like, un commento o guardare il video fino alla fine. Anche se ormai siete arrivati fino a qui a sentire questo messaggio, dovreste averlo visto tutto. Quindi, ben fatto.